la curiosità mia era come mai questa scelta di giocarsela a viso aperto, un po' che ci ha anche preso alla sprovvista, qual era l'intenzione, perché? Io non, obiettivamente non conosco altri sistemi. Non credo che sul ring un pugile vada per prenderle, no? E quindi alla stessa stregua, rispettando quello che comunque è una reale forza del Benevento, considerato anche il dispendio economico espresso per salire di categoria, noi apparteniamo a un altro, diciamo, come dire, a un altro step, però abbiamo la mentalità del gioco, quindi io cerco di trasmettere ai miei ragazzi che in questo meraviglioso gioco bisogna avere, non avere il timore del confronto, anche quando si incontrano le squadre magari più attrezzate. È la nostra cultura, è la mia cultura e mi fa piacere che lei me l'abbia segnalato. Abbiamo giocato ad armi pari, perché comunque 11 sono i miei ragazzi e 11 sono quelli di Auteri. Non vedo grandi differenze poi sostanzialmente, anche se magari la storia di ognuno di loro è diversa. E quindi credo che in questo sport, soprattutto nello sport, si giochi per vincere più che per non prenderle. E ecco, io faccio parte di quell'idea di allenatore. Non sono però contento di come poi sono andate le cose, perché insomma accadono delle situazioni che spesso rovinano un po' quello che è la cultura del lavoro che si fa durante tutto l'arco della settimana per preparare una gara così importante. Non mi piacciono gli arbitri che sono influenzati dagli umori del pubblico, perché ritengo che chi decide di fare questo mestiere lo debba fare guardando quelli che sono i regolamenti effettivi. Poi si può sbagliare o no, però applicare il regolamento credo che sia la prima idea dell'arbitro in questo, e mi spiego come voglio spiegare, così capiamo di che cosa dice. Secondo me, e credo di non sbagliarmi più di tanto, potevamo giocare l'intera partita in superiorità numerica, perché sul palo di Schettare c'era l'espulsione diretta, se si vuole applicare il regolamento. Se invece in quei momenti si tentenna un po', allora c'è da dire che questa classe arbitrale ha bisogno di crescere, perché oggi ha penalizzato noi, domani penalizzerà il Benevento, penalizzerà comunque le persone che danno per scontato che l'elemento, diciamo, regolamentare sia garantito. Insomma, io spero che anche, insomma, per quello che sarà la loro crescita, mi auguro come tante volte capita, anche in queste categorie ci siano abili che comunque non stiano con l'orecchio a sentire il pubblico, perché non è il caso, soprattutto in questo mondo così, bisogna che uno si prenda le responsabilità e non voglia andare ad analizzare la segnalazione del primo gol, come è avvenuto il primo gol, che anche lì siamo stati penalizzati, perché risulta dalle immagini che il pallone non era affatto dentro, e quindi siamo partiti comunque, no, a rincorrere. Abbiamo fatto gol su un'azione dove si poteva anche approfittare di un errore del difensore, che in quel caso, ahimè, senza colpa, da dietro fa un fallo chiaramente, dove, ripeto, il regolamento sancisce l'espulsione diretta, perché era l'ultimo uomo, e voi lo sapete meglio di me. Allora, a quel punto, se facciamo la distinzione che è il Martino o il Benevento, io mi auguro che il Benevento giochi presto contro la Juventus, e se capiterà a voi poi, cioè scoccia un po', ecco, questo, cioè, ognuno la propria responsabilità, io mi prendo tutte le mie responsabilità, per carità, però mi piace, intendo segnalare anche questo aspetto. Per migliorare una Lega Pro, secondo me, che necessita di soprattutto dell'elemento arbitrale. Detto questo, ritorniamo al campo. Noi abbiamo giocato a viso aperto, sapevamo che potevamo colpirla, abbiamo preparato la gara cercando di evidenziare i difetti di questo sistema di gioco di Auteri, che peraltro io conosco molto bene, avendolo sfidato in una finale memorabile qualche anno fa. E quindi li abbiamo evidenziati, e come se li abbiamo evidenziati. Nel primo tempo, se c'era una squadra che doveva passare, eravamo noi per primi. Certamente, lo diciamo anche dentro lo spogliatoio, il parco giocatori del Benevento è un parco giocatori di tutto rispetto. Anche quando si fanno le sostituzioni, chi entra al posto dei titolari giornalieri è allo stesso livello. Quindi noi abbiamo dovuto confrontarci, nonostante
il grande dispendio energetico anche con le nuove leve che sono entrate ad alto livello, quindi noi eravamo nella fase calante soprattutto nel secondo tempo. E poi c'è da dire che noi nel momento in cui abbiamo perso il nostro punto di riferimento, che è Baglieri davanti, inevitabilmente abbiamo rinunciato a quello che è una delle nostre forze. Però facciamo tesoro di quello che è successo, sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, sappiamo che il nostro campionato è un campionato difficile e quindi ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lottare contro tutti e tutti, non rinunciando, ritornando a lei, a quello che è l'elemento, il confronto diretto, insomma cercare di giocare al calcio. Mister, il calcio è bello perché ognuno può parlarne liberamente, lei ha la sua versione che io rispetto, rispetto anche l'andamento della partita, cioè diciamo la condotta di gara della sua squadra, insomma. Però quello che possono essere i suoi disappunti riguardo alla terna arbitrale possono essere anche quelli del Benevento, in quanto a mio parere ci sono due calci di rigore che potevano essere concessi e un gol valido, quello di Mazzeo, che fuori gioco non esisteva di incidere. Quindi è d'accordo con me che l'arbitro è stato... Sicuramente però come ha penalizzato il Martina ha penalizzato ancora di più il Benevento, voglio dire. Ma io parlo del Martina, può darsi che Cauteri abbia parlato del Benevento. No, ma lei ha parlato anche di un primo tempo nettamente appannato del Martina. A me sembra che il Martina il primo tempo ha disputato sì una bella gara, ma il Benevento è stato ancora superiore. Ma il Benevento già di per sé è superiore. Il Benevento, io l'ho premesso, di per sé è già superiore. Noi per quello che abbiamo dimostrato oggi in campo abbiamo messo in serie difficoltà il Benevento. Poi lei ha visto un'altra partita, io rispetto il suo. Io le dico che da tecnico le dico che il Benevento ha avuto delle serie difficoltà oggi ad affrontare il Martina soprattutto nel primo tempo. Se passavamo noi nessuno gridava allo scandalo, quindi il diverso sì, ascolta, sì. E le ripeto che no, ma io le ripeto, le dico quello che penso, sì. Altrimenti non potrei stare qui a dire delle bugie o a giustificare qualcosa. Io dico qualcosa anche per quello che riguarda il patto dei rigori. Nel primo tempo c'era un rigore a nostro favore, sì. Ecco, quindi insomma lo vedi che insomma, alla fine se andiamo ad analizzare tutti che cosa emerge? Emerge che l'arbitro deve migliorare. Sì, ma chi ascolta Sicchetta Simplicità della sua disanima della partita, lei lascia intendere che il Martino è stato nettamente superiore ed è stato penalizzato unicamente dall'operato arbitrale. Io non ho usato il fatto, forse è un termine che sta usando lei, io non ho detto nettamente superiore. Io ho detto che il Martino, se avesse fatto gol e fosse passato al primo tempo, nessuno avrebbe detto nulla. Abbiamo messo in difficoltà il Benevento, non ho detto che siamo stati nettamente superiori. Ma se andiamo un po' a pareggiare i livelli, credo che Martina abbia fatto una buona prestazione, no? Quindi insomma tutto lì. E credo, altresì, di poterle dire che il Benevento con questa corazzata ha fatto grande fatica contro Martina che sulla carta, come dice lei, è inferiore. E quindi questo è il parallelo che io voglio evidenziare. Poi, per carità, certamente onore al Benevento che ha portato a casa i tre punti e nessuno dice nulla. Io mi sono lamentato dell'arbitro come lei si è lamentato dell'arbitro a suo favore. E quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Certamente io mi sarei aspettato che il Benevento facesse meno fatica contro di noi, se i valori sono così talmente distanti l'uno dall'altro. Invece non è stato così. E quindi è una cosa a mio favore, se me lo permette. Questo voglio evidenziare. Penso che possa andare bene. Va bene? Grazie. Grazie. Arrivederci.